interroga il consigliere Bianconi, oggetto numero 42, risponde l'assessore. Grazie Presidente. Questa interrogazione, come accade per quanto mi riguarda con cadenza ormai quasi semestrale, riguarda il piano sociale sanitario regionale. Il 17 novembre la Giunta ha preadottato il piano che, a mio avviso, come ho sempre rappresentato in quasi un anno e mezzo, purtroppo nasce con un peccato originale. Vuol dire l'assenza di un confronto e di una partecipazione seria in tutta la nostra regione con i mondi che in prima linea si trovano a operare nella sanità e a vivere a contatto con i servizi della sanità, e quindi parlo di sindacati, di autonomie locali e di associazioni dei pazienti. Il precedente piano socio-sanitario era, anzi, piano sanitario, tolgo socio perché questo è un elemento di novità molto apprezzato per quanto mi riguarda, era composto di oltre 400 pagine. Questo è composto di 84 pagine. La sintesi, per carità, è un dono. Quando però si esagera con la sintesi, si rischia di aprirsi all'improvvisazione o alla discrezionalità, che è sempre un rischio, o ai fraintendimenti, e anch'essi possono essere un rischio. Questo piano sociosanitario rappresenta una dichiarazione di principi, molti dei quali sono assolutamente condivisibili. Si parla di medicina a misura d'uomo, di medicina di territorio, come non essere d'accordo? Ma poi, quando questi principi devono essere trasformati e fatti atterrare all'interno della nostra regione, non si capisce dove, come, quali, e questo, su questo poi nasce il vero confronto e nascono anche i problemi di ordine campanilistico, e chi più ne ha più ne metta, se non si legge poi una risposta concreta. Forse, e questa è la mia speranza, e le posso dire, assessore, che sarebbe un elemento, per quanto mi riguarda, di grande sorpresa e di grandissima strategia, se a questo piano che elenca i principi seguisse adesso una grande, intensa stagione di confronto e partecipazione con i sindacati, con le autonomie locali, con le associazioni che rappresentano i pazienti, con gli operatori tecnici che sono in prima linea. Allora sì che ci troveremmo di fronte a qualcosa di innovativo, vuol dire la rappresentazione di principi generali che vengono poi trasformati in azioni puntuali a valle di una stagione, ripeto, seria, intensa, con metodo di confronto e partecipazione. Voglio sperare che sia questa la strategia, voglio sperare che questo avvenga da oggi, da domani mattina, perché altrimenti ci troviamo di fronte a delle carenze che, ripeto, aprono a molte preoccupazioni. Per esempio, dove si è voluti essere invece molto concreti è nella riduzione del numero dei distretti da 12 a 5, dando una spiegazione, ma non basta per poter esprimere un giudizio di merito, perché poi dove, come, quali, con quali servizi alcuni di questi distretti potranno per certi versi operare. I nostri distretti sanitari regionali non sono tutti uguali, hanno delle peculiarità e delle caratteristiche decisamente diverse, quindi in questo caso andrebbero date delle risposte, perché nasce e sorge in questo periodo grande paura, preoccupazione in chi opera nella sanità e in chi vive, specialmente le classi più deboli, di un rapporto con la sanità intenso e continuativo. Sul rapporto poi con la sanità pubblica e privata non c'è scritto molto, sa benissimo quali sono le paure che aleggiano, no?
nella nostra regione. Beh, su questo forse andava spesa qualche riga in più, forse andava chiarito qual era il rapporto che si immagina tra sanità pubblica e privata, con quale peso, perché così si sarebbe spazzata via una volta per tutti quelle paure che continuano ad essere delle nuvole grigie sulla percezione pubblica. Questo ci voleva magari un numero, 70%, 20%, qualcosa in più, ecco, le dico. Mancano riferimenti poi concreti sulle politiche sanitarie di genere, sulla riabilitazione, sulla telemedicina, sull'informatizzazione dei DEA. Ecco, questi sono temi importanti che magari ci saremmo aspettati di trovarli lì dentro con risposte sorprendenti per il bene dell'Umbria. Le aree marginali non possono vedere sguarnire ulteriormente i servizi di base che sono già al minimo nei loro ospedali, che saranno trasformati forse in qualcos'altro. Ecco, su questo dare qualche informazione in più avrebbe sicuramente alleviato le preoccupazioni di molto. Non parlo poi della crisi dell'organico, delle risorse umane, della perdita dei 20 milioni di euro, della sanità passiva, cioè non entro in questo tema. Caro Assessore, e chiudo, io faccio il tifo per l'Umbria e per gli Umbri ovunque essi vivano in queste regioni, e sono convinto e voglio sperare che lei faccia altrettanto. Per questo l'interrogazione che faccio oggi riguarda i seguenti temi. Quando verrà presentato all'Assemblea legislativa il nuovo piano sanitario regionale 2021-2025, se e quando intende istituire una consulta permanente delle professioni sociosanitarie, così come è avvenuto a livello nazionale in altre regioni, se e quando intende avviare una concertazione e partecipazione con le autonomie locali, le associazioni che rappresentano gli utenti, i sindacati e le rappresentanze delle professioni sociosanitarie, al fine di meglio orientare l'utilizzo dei fondi del PNRR e la messa a punto del piano sanitario regionale, al fine di creare una sanità regionale sostenibile e priva di discriminazioni tra territori. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie presidente. Allora, per quanto riguarda lo schema di piano regionale sanitario 2021-2025, però adottato con delibera 138 di quest'anno, prevede significativi elementi di innovazione rispetto al passato, di notevole impatto sul servizio sanitario. Il documento mutua i suoi contenuti non solo dall'analisi del contesto del sistema sanitario sociale umbro, effettuata appunto dagli uffici della direzione salute e welfare, formalizzata nel libro bianco fa un rilievo, una fotografia dello stato di salute, diciamo così, della sanità umbra, andando a rilevare quelle che sono le criticità, ma anche quelle che sono, come dire, le professionalità che hanno portato in determinati ambiti all'eccellenza. Quindi la Giunta regionale ha preso atto appunto del piano del libro bianco con delibera 134, ma anche diversamente da quanto asserito dall'interrogazione, della situazione della pandemia da Covid-19 che ha contribuito appunto a creare. Proprio in ragione di ciò, dei fondi che perverranno in conseguenza di quanto previsto dal Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza e dalla relativa tempistica di attuazione, è stata prevista la modifica del periodo di vigenza del Piano Sanitario da 3 a 5 anni. Tale elemento di innovazione, unitamente a ulteriori novità, quali a titolo non esaustivo le nuove articolazioni della rete sanitaria territoriale, nell'introduzione dei cosiddetti distretti, la previsione del Comitato Regionale di Valutazione, famoso CREVA, l'istituzione di un IRCS, eccetera, devono essere trasfusi anche nelle modifiche del testo unico in materia sanità e servizi sociali, sia per adeguare le disposizioni esistenti incompatibili tra loro, sia al fine di rendere le disposizioni più aderenti alla filosofia del piano sanitario regionale cui sottende. Inoltre, per rendere più strutturali tali interventi innovativi, lo schema di piano sanitario verrà legato a un disegno di legge, anziché essere approvato con atto di alta amministrazione. Evidentemente,
la diminuzione del numero di distretti che citava poc'anzi, da 12 a 5, che è dovuto anche a un indirizzo a livello nazionale, dove si prevedono distretti che abbiano meno, almeno 100.000 abitanti. Quindi non c'è nessuna volontà da parte di questa amministrazione di andare, come dire, a minimizzare, di andare a sottovalutare quelle che sono le problematiche, ma è semplicemente una presa d'atto rispetto a quello che è un indirizzo nazionale contenuto nel PNRR. Ciò detto, la volontà non è quella di andare a sopprimere quelle che sono le identità territoriali, tant'è che quelli che sono i piani di zona manterranno la stessa identità, ci saranno gli stessi distretti che verranno coordinati da un unico ambito, che sarebbe il nuovo distretto. Quindi non c'è nessuna volontà di far perdere l'identità, di far perdere il lavoro che è stato fatto sino adesso, ma quella di fare economia di scala, sì, riducendo il numero di distretti come da indicazione nazionale, proprio per, non tanto per risparmiare, ma per rendere più agevole quello che è il lavoro di coloro i quali dovranno pensare a gestire la sanità all'interno del distretto, che è il cuore pulsante, in funzione di che cosa? In funzione di quelle che sono le centrali operative territoriali, indicate anch'esse nel PNRR, che verranno distribuite a livello regionale, saranno 7, saranno sovrapponibili a quelli che sono i nuovi distretti, più ci saranno i due coordinatori, uno per ASL rispettivamente, per queste nuove centrali operative territoriali, che avranno un compito fondamentale ed importantissimo, cioè quello di andare a gestire in particolare i pazienti fragili, di prendere in carico questi pazienti e di gestirli durante tutto il percorso di cura. Quindi un'ulteriore agevolazione che ci è stato permesso da che cosa? Ci è stato permesso appunto dal PNRR, che investirà circa 48 milioni e mezzo per quanto riguarda ospedali di comunità, centrali operative territoriali e case della salute o case di comunità, che dir si voglia. L'inserimento all'interno di un disegno di legge, perché? Perché appunto dovrà integrare con queste novità l'attuale testo unico. Oltre ai distretti ci sarà appunto il CREVA, che è la commissione di valutazione di quelli che sono gli investimenti sopra i 200.000 euro di spesa. Verrà fatta una valutazione a livello centrale, cioè a livello regionale, se effettivamente questo investimento serve, se è appropriato per il tipo di obiettivo che dovrà soddisfare l'azienda. Sicuramente non andrà a rallentare quello che è la gestione della sanità, ma la renderà certamente molto più appropriata. C'è appunto l'opportunità, la possibilità dell'istituzione di un IRCS, che non era mai stata valutata sino ad ora, e successivamente, a fronte di questa integrazione con disegno di legge, il piano sarà un allegato al disegno di legge e integrerà appunto quella che è la normativa vigente all'interno dell'attuale normativa. La consulta permanente stiamo già elaborando quella che la delibera per adeguarci alle direttive nazionali. Qualche tempo fa il Ministero ha approvato appunto la consulta permanente delle professioni sanitarie. È in elaborazione all'interno delle strutture della sanità questa delibera e, se non è la prossima giunta, la successiva, anche l'Umbria avrà appunto questa consulta per le professioni sanitarie. Per quanto riguarda la concertazione, premesso che nell'intento di realizzare un servizio sanitario sostenibile, privo di discriminazioni territoriali, proprio come si diceva, quindi omogeneizzarlo, e anche diminuire i distretti significa omogeneizzare e rendere più appropriate quelle che sono le prestazioni da erogare sul territorio, oltre che accorciare quella che è la catena di comando. Sappiamo che il successo di qualsiasi impresa, qualsiasi operazione, qualsiasi prestazione è legata anche, non solo, ma anche alla catena di comando e quindi alla celerità con cui si mettono in campo le risposte. Quindi, al di là delle logiche campanilistiche, costituiscono un principio condivisibile, se vogliamo, che
ha ispirato i contenuti anche di questo piano, marginalmente evidentemente, però bisogna tener conto della vicinanza di quelle che sono le prestazioni da erogare. Evidentemente se queste prestazioni non possono essere erogate vicino a casa, ci sarà l'opportunità anche di sfruttare ben due aziende ospedaliere che esistono e che hanno la maggioranza di quelli che sono gli specialisti che possono erogare queste cure. Appunto, questo piano è stato preadottato con la delibera 11.38, il confronto sarà attivato, quello che è il confronto con le autonomie locali, è previsto proprio nella delibera, che è stato avviato trasmettendo con nota PEC appunto alle autonomie locali 23.11.2021 lo schema di proposta del piano sanitario regionale 2021-2025. Ai fini del rilascio dei pareri di competenza al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, il CAL, ai due Presidenti delle Conferenze dei Sindaci e all'Università degli Studi di Perugia. Gli ulteriori stakeholders, organizzazioni di categoria, ordini, collegi professionali, associazioni di malati e degli utenti, terzo settore, eccetera, saranno coinvolti nel percorso di concertazione partecipativa sociale ed istituzionale ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 502 del 92 e del testo unico in materia di sanità e servizi sociali che si ritiene opportuno realizzare in terza commissione consigliare permanente, presso cui si stanno già calendarizzando quelle che sono le audizioni. Allora, io credo che con questo percorso ci possa essere la massima trasparenza, ci possa essere la massima partecipazione da parte degli stakeholders, oltre che delle istituzioni che sono state poc'anzi citate, che ci possa essere la partecipazione anche da parte delle associazioni e da tutti coloro che intendono portare il loro apporto all'interno di quella che è una delle programmazioni, non dico la più importante, ma fra le più importanti, che ha in capo il Consiglio regionale. Grazie. Prego, consigliere Bianconi, le prego di essere veloce perché abbiamo sforato tutti i tempi. Grazie Presidente. Intanto la ringrazio, Assessore, per la risposta. La inviterei, Assessore, nella concertazione di cui ha fatto menzione poc'anzi, ad andare, se potrà, anche oltre il minimum standard previsto dalla legge, perché quello rappresenta il minimo, ma si può andare anche oltre il minimo. Personalmente credo che se da una parte è condivisibile e ragionevole il fatto che una nuova governance regionale necessitasse di tempo nella conoscenza della macchina, della complessa macchina sanitaria, e questo è legittimo e normale, dall'altro questo tempo si può ulteriormente ridurre se ci si aprisse, ripeto, di più all'ascolto, al coinvolgimento dei tanti che operano in prima linea. E io le posso dire che nel mio piccolo ho avuto modo di incontrare tantissime persone che darebbero la vita e il tempo per poterla aiutare, per potervi aiutare. Viviamo un disagio sociale crescente, questo è palese, è figlio dei nostri tempi, non dico che è colpa vostra, dico che è una presa d'atto, e l'attenzione alla persona deve diventare sempre più centrale. Quindi su questo credo si debba costruire una comunità più forte, più stabile, e una comunità più forte, più stabile, dove l'attenzione alla persona sale, è una comunità dove anche l'economia viaggia ad un altro livello, e un'economia stabile è collegata a un'attenzione alla persona stabile. Il Libro Bianco risale a ante pandemia, quindi molto è cambiato dopo il Libro Bianco. Mi appresto a concludere, quindi ripeto il mio appello, Assessore. L'ascolto cambierà il risultato del lavoro che sta e che state facendo, quindi è il momento di non perdere questo tema. Grazie. Bene, dichiaro chiuso il question time.